Siamo lodati Gesù e Maria. Primo giorno dopo le cene, inizio della Quaresima, la liturgia ci dà subito una bella addrizzata, una bella dirittura di cammino e di itinerario, anche una rivelazione del senso di questo tempo. Fondamentalmente noi come esseri umani siamo sempre dinanzi ad un bivio. Io pongo davanti a te, abbiamo sentito Mosè, ma Dio che parla attraverso di lui, la vita e il bene, la morte e il male. Vedi tu quello che vuoi fare? E indirettamente ci sta dicendo, sei tu l'artefice del tuo destino. Tutta la gente ovviamente dà la colpa di tutti quanti i mali del mondo e dei propri a Dio. Ma come la sapienza di Santa Madre Chiesa ci invita a fare appena cominciamo la messa, qui la colpa è solo mia, mia e mia grandissima. Dio è innocente, non è colpevole, siamo colpevoli noi. Se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti, altro tema fondamentale, Dio parla, ma bisogna vedere come si ascolta. Ricordiamo sempre la parabola del seminatore, no? Gesù ha sparso la stessa parola per tutti, ma i destinatari producono frutti differenti. Nel collegio apostolico c'era San Giovanni Evangelista, ma c'era anche Giuda. Forse che le prediche di Gesù non funzionavano, le prediche di Gesù le hanno sentite tutte allo stesso modo, ma il lago della minaccia sta sempre spostato nel nostro cuore. Gesù nel Vangelo dice anche un'altra cosa. La prima lettura ci dice, sta attento, scegli la vita perché tu viva. E Gesù ci dice, attenzione, chi vuole salvare la propria vita la perde. E chi perde la vita per me la trova. Che cos'è la vita? Certo non dobbiamo mica suicidarsi, no? Non è d'accordo, pure andare contro l'istinto di sopravvivenza. Qui si tratta del proprio modo di essere, di pensare e di vivere. Se vogliamo dargli un altro nome, è la propria volontà. Cosa vuoi fare con la vita? Vuoi fare come ti pare o vuoi fare quello che Dio vuole? Le alternative sono queste due, non ce ne sono altre. Se tu ti guadagni il mondo intero, ma ti perdi, attenzione a cosa dice Gesù, ti perdi nell'altra vita, ma rovini te stesso anche in questa. Non è solo un problema, sì, adesso prendiamo la croce, soffriamo tanto, poi nell'aldilà staremo meglio. No, no, qui si tratta di stare meglio non solo nell'aldilà, si tratta di stare meglio anche nell'aldilà. Perché se tu dai la vita al Signore, entri in conversione, abbiamo visto ieri, cambi modo realmente di pensare, ti lasci condurre da quello che Dio vuole, non soltanto non ti perderai, ma salverai la tua vita, ma non rovinerai te stesso qui, anzi, avrai una stupenda vita qui. Ecco perché il tempo della Quaresima è un tempo di gioia, ed il travaglio che la Chiesa ci invita anche qui, nessuno ti viene a controllare col fucile puntato, questa è una chance, un tempo, un'occasione, vedi tu come la vuoi vivere, potrebbe essere un'occasione persa o potrebbe essere un'occasione ben utilizzata, capito? Siamo sempre qui, i conti tornano sempre lì, com'è la tua vita oggi? Bella, brutta? Sei contento, non sei contento, sei felice, non sei felice, sei nella gioia, sei nella tristezza, sei nella serenità, sei nell'angustia, come stai? Stai tanto bene quanto stai dalla parte del Signore, stai meno bene quanto stai agendo, come nel tuo diritto, ma di testa tua. Ma agire di testa propria comporta perdere la propria vita. Chi vuole salvare la propria vita la perde, cioè starà male. Se esci fuori dalla divina volontà, se esci di dunque la vita per te e per i tuoi figli, se il tuo cuore si volge indietro, continua l'Antico Testamento, se non ascolti, io ti dichiaro che certamente perirai. Non è che minaccio di ucciderti, attenzione, facciamo caso a queste cose, perché
se mi comporto male Dio mi punisce. No, Dio non ti tocca proprio. Se ti comporti male, tu ti punisci da solo. Perché comportarsi male è punirsi. Perché comportarsi male significa prendere su di sé il male stesso che tu generi con il tuo comportamento, stare male tu. Capito? Dice, se ti volgi indietro, non è che io ti castigherò, no, no. Se il tuo cuore si volge indietro, io ti dichiaro che tu perirai. Capito? E dietro tutto questo, ecco la conversione. Ieri abbiamo detto: convertiti, che c'è un atto di fede. Tu ci credi oppure no? Quanto ci credi a questo? Che c'è questo bivio. Il bivio consiste in volontà di Dio o volontà mia, dette in due parole. Che facciamo? Da che parte ci mettiamo? Sapendo che molte volte quello che Dio chiede comporta una morte immediata, una sofferenza sul momento, ma poi una vita. Mentre il contrario, quello che il mondo ti propone, comporta un apparente benessere o piacere momentaneo e poi una morte. Così è sempre stato nel tempo da Adamo e poi, così è e così sempre. In questo tempo di grazia la Chiesa ce lo ricorda e ci invita a rimetterci davanti al Signore per fare le nostre scelte, perché da esse dipende non soltanto la vita ultraterrena, ma anche quella che stiamo conducendo in questo mondo. Mettiamo i nostri primi passi del nostro cammino quaresimale sotto le mani la protezione di Maria Santissima, donna della Quaresima, sicuramente ci accompagnerà tanto quanto desideriamo veramente per bene questo tempo aggiungere nuovi sul serio alle feste di marzo. Siamo lodati Gesù e Maria.